Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera e parlamentare di Italia Viva alla Casa dell'Energia di Arezzo per parlare di riforma fiscale. Alla presenza dei vertici delle associazioni di categoria, del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e del coordinatore provinciale di Italia Viva Gianni Ulivelli. Punto di partenza della riflessione in questo momento così delicato non poteva però che essere la pandemia e la guerra in Ucraina. Quando facevo il professore universitario, per spiegare cosa sono i shock, i grandi shock, dicevo, pensate ad esempio a una pandemia o a una guerra, e non avrei mai immaginato di vederli uno dietro l'altro e di avere qualche responsabilità pubblica durante quel periodo, questo periodo. Sì, sono tempi che non dimenticheremo, ma a maggior ragione in momenti come questi è necessario intanto capire le nostre debolezze. Sull'energia, ad esempio, abbiamo fatto scelte molto sbagliate in questi decenni, dicendo di no a tutto, dal nucleare ai rigassificatori, ai gasdotti, eccetera, ed è per questo, anche per questo che ci troviamo in questa situazione ora. E in generale nei periodi di crisi è bene riflettere bene su quali siano le cambiamenti strutturali che la nostra economia necessita, proprio perché le riforme servono a essere più reattivi, più resilienti, come si dice oggi, quando le crisi arrivano, anche meno imponenti di quelle che stiamo vivendo. Inevitabile poi una riflessione anche sul caro energia, con il quale i cittadini si sono trovati a fare i conti. Dall'ultimo trimestre dell'anno scorso oggi abbiamo speso più di 20 miliardi, circa 20 miliardi, per combattere il calo energia. Purtroppo il conto per famiglie e imprese è quasi il doppio o un po' più del doppio, a seconda delle stime. Quindi non ci saranno mai soldi a sufficienza nel bilancio pubblico per pareggiare o per parare tutti i colpi. A maggior ragione occorre riflettere su come evitare che in futuro shock del genere ci colpiscano e ci mettano a terra in questo modo, perché abbiamo pezzi di industria che stanno andando a terra. E ripeto, in questo paese abbiamo detto no al nucleare, no ai gasdotti, no ai rigassificatori, no alle trivellazioni, no anche al fotovoltaico e all'eolico, perché la gran parte dei progetti sono bocciati dalle sovrintendenze delle regioni perché non ci piace vedere i parchi fotovoltaici. E a furia di dire no a tutto, dobbiamo prendere il gas dalla Russia, e quando ti esponi così tanto a, diciamo, dipendenze estere, poi può succedere quello che sta succedendo drammaticamente, fra l'altro, in questi mesi.